Una società che fa ogni giorno lotta alla discriminazione e poi discrimina una propria tesserata per una scelta di vita è per me inaccettabile. È ancora più grave il fatto che nel momento in cui la squadra si stringe attorno al proprio capitano venga ritirata l'iscrizione dal campionato. Attualmente ci sono 22 ragazze che rischiano di non poter disputare il campionato quest'anno, di non giocare a calcio. Discriminare è una parola pesante, noi non abbiamo mai discriminato nessuno, probabilmente Titti, che è sicuramente una bravissima ragazza, non ha ben chiaro ancora cosa è la Lega e cosa è la Framapoli. Titti Astarita è candidata alle prossime elezioni di Marano con una lista civica in coalizione con la Lega. Ed è anche il capitano del team femminile dell'Afro Napoli United, squadra che si ispira ai valori dell'antirazzismo. La società sostiene di trovare incompatibile la presenza di Astarita in squadra con la sua scelta politica. La dirigenza è arrivato all'orecchio che comunque questa lista civica era in coalizione con la Lega di Matteo Salvini, contro cui loro combattono da anni, questo è vero. Dici loro? Loro società, lo dico loro perché hai ragione, mi hai fatto una domanda interessante. Io non condivido, posso condividere come non condividere le politiche di Matteo Salvini, ma penso che attualmente quello che è successo vada un attimo oltre la politica. A me piace parlare di questa vicenda parlando di sport, del calcio, che per me non dovrebbe essere questo, perché lo sport dovrebbe essere fuori da ogni colore politico. Quindi diciamo che questa cosa mi ha un po', al di là delle mie ideologie, che comunque la società sa bene, chi mi conosce sa bene io come sono antirazzista, quante lotte ho fatto insieme a loro, ai tifosi, alla dirigenza, però, cioè, ho condannato ogni tipo di discriminazione, sia quella di genere, sia quella razziale, ed è proprio questo che mi ha portato a vestire quella maglia. Sono stata contattata da un dirigente che mi ha detto in poche parole: abbiamo saputo della tua candidatura, sai che questo va contro, anche se non sei nella lista della Lega, ma sei al fianco della Lega, va contro i nostri ideali politici. E quindi sei messa dinanzi ad una scelta: o ritiri la tua candidatura o sei fuori la società, la squadra, la rosa. Io, se avessi sposato la politica della Lega e di Matteo Salvini, mi candidavo nella loro lista. Se questo non è avvenuto, è perché comunque Per ci una lista sono. vicina. Sì, è una lista civica, oddio, di stampo e di centrodestra, però ha diversi ideali, può avere cose in comune come può non averle, ma io sono la stessa persona che con gli ideali dell'Afro Napoli ha portato quella fascia al braccio che mi è stata conferita e che ho portato con orgoglio. La stessa persona che lotta ogni tipo di discriminazione, la stessa persona che si è candidata in una lista civica nella propria città, a Marano. E il mio intento era solo fare il bene del mio territorio martoriato, tutto qui. E continuare a giocare a calcio con la Fro Napoli. La Porcella Fabri resta la stessa, ci sono appunto delle incompatibilità tra la capitana e i valori della Fro Napoli, vista la sua candidatura nella lista di Rico Salvini. Abbiamo chiesto di o fare un passo indietro rispetto alla candidatura e continuare l'avventura della Fro Napoli, oppure potersi candidare tranquillamente con la Lega, ma non poter farcela con Napoli. Una società che fa ogni giorno lotta alla discriminazione e poi discrimina una propria tesserata per una scelta di vita è per me inaccettabile. È ancora più grave il fatto che nel momento in cui la squadra si stringe attorno al proprio capitano venga ritirata l'iscrizione dal campionato. Cioè, attualmente ci sono 22 ragazze che rischiano di non poter disputare il campionato quest'anno, di non giocare a calcio. Discriminare è una parola pesante, noi non abbiamo mai discriminato nessuno. Probabilmente Titti, che è sicuramente una bravissima ragazza, non ha ben chiaro ancora cosa è la Lega e cosa è la Framapoli. La squadra è stata all'unanimità d'accordo con il capitano,
perché non era una cosa da fare, a prescindere dal fatto che fosse stata lei in prima persona, ma chiunque di noi fosse stata colpita da una cosa del genere avremmo mostrato solidarietà, perché il calcio è altro e non va mischiato con la vita privata.